E ciao a tutti ragazzi, qui Endergal che parla e bentornati in questo nuovissimo video di Taps. Allora, stiamo già vedendo un'ottima scena di distruzione di massa, ma questo a noi non interessa perché io correrei subito a finire il Rinascimento. Sì, l'altra volta eravamo rimasti col fare questo livello Charge. Eccolo qui. E voi direte, male, l'hai completato senza farcelo vedere. In realtà, quando nel video ho fatto così e ho messo un sacco di questi a caso, dovete sapere che ho vinto. Ho vinto e vincendo quindi mi ha dato il livello fatto. Quindi io adesso velocemente lo provo a rifare. Se perdo chi se ne frega. Anzi guardate, io ho vinto così facendo anche. Così facendo anche. Ragazzi, in italiano. Così vi do un consiglio a voi, tac. E ciao stupido. Festeggiamo, sono morto. Rimane l'ultimo, sì, vabbè. No, rimangono altri due. Questo è stato. È bello che loro quando entrano in acqua prendono danno all'allenamento ancora prima di venire lanciati via. Quindi, per quanto mi riguarda, possono morire anche così. Quindi ancora prima di essere lanciati via. Sì, mi sono buttato anch'io. Guardateli tutti. Vabbè, ho fatto questo livello molto velocemente per farvi capire come ho fatto a vincere. Dopo, questo me lo ricordo. Detached Sleeve Protection. Interessante. Se è il caso che metterò tre valchirie, ma anche di più. Poi metterò un po'. Sono indeciso, penso che metterò due ninja, boh, e due firework archer, quattro firework archer, e un po' di samurai, non guastano mai, e squire, sì, abbastanza squire, e ice archer. Vediamo, loro dovrebbero comunque abbastanza proteggersi dai colpi. Teoricamente gli squire possono colpire loro. E le valchirie, voglio dire, attaccano dall'alto e sono potentissime contro il Rinascimento. Perciò. Ok, ho già fatto iniziare la partita. Perfettissimo, sì, perché adesso c'ho i comandi nuovi, era un po' complicato i comandi. Io adesso contavo e inizio la partita. Tanto mi parte la partita a caso, però meglio così. Avete bloccato, amico mio. Miei amici. Non sta andando proprio come speravo andasse. Perché le valchirie si sono catapultate dove non dovevano. E perfetto. Dimmi che non prendo nessuno, perfetto. Vedrete, ma perché speri che non ti prenda nessuno? Perché se colpisco a terra faccio più danni. Proiette, mi ha toccato la spallina. Dai, congelate. Proiettile è passato e il fumo mi ha ucciso, ma siamo seri? Va bene, rifacciamo. Forse le valchirie dovrei mettere in una maniera un po' più tattica. Tipo magari qua di lato. E vabbè. E io sarò uno di questi. Così io. Ecco, vado direttamente da loro. Così. Oh, grande la mia valchiria! Vabbè, vince per me. Ninja, facciamo ninja. Come ti ci sacco un ninja di fare? A me ci sa quanto il sensei. Il sensei sarebbe la versione potenziata. Supporto. Vabbè, sono vivo. Ma il mio personaggio è svenuto. A caso. Scusa, ma uccidete loro, no? Così. Vabbè. Papà pulpete. Che non mi prendi, mi hai preso. Maledizione. Ma scappate! Se riuscite a congelarli. Aspetti, congelo un attimo. Per quanto non ci serve un po' di colpi. Aspetta, me la prendo comoda. Sì. Forse ho perso. Non vi darò mai la kill. Maledetti. Ah! Non mi dava la kill! Mi sono lanciato. Non va bene così. Come potremmo fare? Sì, penso vada bene. Oddio,
aspetta, no, voglio vedere questo. Scusate, non vinceremo mai, ma è per vedere. Non posso vedere. Dovrebbero fare che tu puoi prendere il controllo delle unità, anche nemiche, ma che non puoi usarle. Cioè, puoi praticamente solo vedere quanto è il tanto. Perché sennò ovviamente io prendo le unità e le butto nel fiume. Però giusto vedere quanta vita mi sarebbe bellissimo. Scusa, prendo il controllo suo che è un po' più intelligente degli altri, sta guardando. Oh, perfetto. È indemoniato. No, non è più indemoniato, sennò che non esiste più. No, si è messo davanti, ha protetto i suoi amici. Kamikaze, un kamikaze era questo. Però intanto te l'ho attaccata. Non so come battere questo livello. E non sto scherzando. So come batterlo. Giuro. Samurai? Monkey King? E Firework Archer? Così? Non credo. Sì, figurati, i draghi proprio. Ok, i draghi no, possiamo anche risparmiarceli. Per mettere una watch in più. Ma non lo so. La long shape. Da proprio potremmo metterla qui. La long shape. E Valkyria. Due Valkyrie. Qua, al lato. E no, al lato così no, perché se è vero. E facciamo così. Le Valkyrie sono state ammazzate subito, però meglio così forse, perché tutti quanti avranno sprecato i colpi sulle Valkyrie. Sì, ma tu no, devo prendere il controllo della guaccia per forza, perché la guaccia spara a un nemico a caso. No, niente, ha sparato da sola, ma perché? No, la guaccia spara a un nemico a caso e quindi praticamente non serve a nulla. Sì, vabbè, io servo ancora a meno, però non serve a niente, perché spara a un nemico, capito? Non pensa da soltanto un nemico, spara loro. Appunto a un nemico. Ma me l'avete lanciato contro? No, cioè, vabbè, ma la mia squadra in mente c'ha le patatine fritte. Oddio, sono Valkyrie? Come sarebbe, no? Beh, non credo. Vinciamo. No, credo di no. Perfetto. Sto livello non riesco a farlo. Non saprei come farlo. Se no, sto livello. Ma a prescindere, cioè io questo. Questo livello ho fatto. Lo sto facendo a caso. Soprattutto con tentativi a caso. Non ne ho la più pallida idea di cosa mettere. Non lo so. Non lo so. Ok? No! Guaccia! Guaccia! Eccolo qua. Guaccia! Devo mettere un bardo in più. Sì, posso mettere un bardo in più. Vai, bardi! Niente, serve una guaccia. Ho sparato però, sì. Vabbè, al fiume. Vabbè, qualche veneziano magari lo prendo, dai. Perché siamo, tanto siamo dei cinesi che attaccano, non ha molto senso. Ricaricate presto, presto! Dai! Vai! Attacco! Sì, non hai preso nessuno, sei una guaccia? Sono morto davanti ai miei occhi? It's impossible this level. I'm sorry. Non so che dirvi. Oh. E del resto. Samurai? Samurai? Samurai! Voglio dire, i samurai, guardate. I colpi li parano, quindi guardate. Bellissimo. Il bello è che tra l'altro qua ci sono delle scale. E quindi immaginate che uno era qua, sta scendendo le scale, dice cos'è sto casino, e arriva un proiettile e lo ammazza. Non sarebbe bello affatto. Una persona e tutti i nostri. Sì. Sì. D'accordo.
possibile, no? Ho come un videogioco. È ancora rimasto vivo. Va bene, ora ragazzi, direi che possiamo uscire, non abbiamo fatto molti livelli. E bensì però, sandbox, grazie. Vado su Ancient 1, tanto per. Io voglio far vedere un livello che ho creato. Ci sta, non so, se volete mai lo posso anche caricare su... No. Sul workshop, non credo lo farò perché non lo faccio mai. Eccolo qua. Allora, abbiamo un po' di livelli nuovi. Abbiamo il trasporto soldati con imboscata che vi farò solo vedere, perché se stiamo qui a fare tutto il video, ci metto un sacco. Semplicemente qua ci sono, stanno trasportando dei soldati e loro stanno cercando di appunto praticamente difenderli, ecco. Diciamo che servono per difenderli in caso di attacco. E il nemico, no, in realtà sono 38. E sono loro, la tribù del serpente. Infatti ho trovato un UFO, va bene. Infatti loro, come vedete, sono messi così a serpente per un motivo. E infatti si chiamano la tribù del serpente. E semplicemente appunto loro faranno un'imboscata. Dopo, guarda, ora non ve lo faccio vedere, è così il livello, molto semplice. E beh sì, adesso però vi faccio vedere un altro livello, che è quello che mi piace di più da giocare, perché mi ricorda, essendo che a me comunque come gioco piace tanto, Rainbow Six Siege. Infatti il nome è Rainbow Six Siege. Entriamo e vediamo subito che cos'è. Io ho messo Save Friendly Unit, perché altrimenti, oltre che ho 6 unità con costo 0, non si sa come, altrimenti sì, così. Perché io non sto a fare livelli dove poi mi devo ingegnare per vincere. Faccio livelli dove prendo un'unità e combatto. Però sì, mi piacerebbe anche fare un livello dove appunto devi un po' concentrarti. Sono 6 unità, sono team da 6, perché c'è anche la cheerleader. Quindi in realtà sono 5 persone, come su Rainbow Six Siege. Sono sparsi in questa mappa che a me piace molto, se devo essere sincero. E niente, ve le spiego un po'. Allora, qua abbiamo un Ice Archer. Potrebbe simulare Buck come tema, ma in realtà non c'entra nulla con Buck. E poi abbiamo un healer, un curatore, che potrebbe essere Doc. E... ah, lei potrebbe essere Ela, perché Ela ti stunna, ti rende un po' scemo, quindi ci sta, lui ti rallenta, ci sta. Lui è Blitz. E lei è... lei sarà Ing, a caso. No, un personaggio che a me piace molto, quindi l'ho messo solo a caso, perché a me questa è una delle mie unità preferite. Un altro curatore, sempre... beh, abbiamo finito. Ah no, eccolo qua. E invece c'è uno col fucile. Questo potrebbe essere Glaz, perché riesce a colpire da abbastanza lontano e fa malissimo. Provo, non saprei. Non so proprio che nome dargli preciso. E va bene, comunque, senti, prendiamo il controllo e facciamo sta battaglia. Io adesso parlerò come se sono su Rainbow Six Siege. No, va bene. Ok, là c'è già qualcuno. Vediamo di fare spawn kill, perché sono un maledetto. Dai. Oh, una kill fatta. Aspetta, chi l'ha ucciso? No, al proiettile. L'ho ammazzato io. Bene, quindi abbiamo già 2 kill. Perfetto. Sento un curatore. Penso sia un curatore nemico. Sì, perché il mio è qua. Secondo me Blitz ci frega un sacco di kill. Ti dirò. E se voi vi state chiedendo perché sto attraversando le scale messo così, beh, semplicemente perché è l'unico modo per salirle, quindi... ecco. Blitz, secondo me, ecco, ci frega un sacco di kill. Però lo sento combattere per ora. Ho usato Blitz. Allora, tra l'altro io ho una cosa. Ah, mi ha vinto, perfetto. Ha fatto tutto lui Blitz. Ah, perché erano tutti qua. C'era il culatore. Cosa ho detto? Culatore. Il curatore. Guarda, erano tutti qua. Guarda Blitz. Si è ammazzato tutti. Ma proviamo a fare Blitz, scusa. Ma, oh mio Dio, si è fatto praticamente... Vabbè, la migliore della partita è stata, vabbè.
vedi, sarebbe da aspettare, sapete cosa? È da usare Blitz aspettando. Va usato con calma. Dopo i primi colpi che si sparano. Mi cura? Perfetto, mi sta curando. Non li sento. Non li sento che si sparano. Eccoli là, eccoli là, eccoli là, eccoli là, eccoli là. Doc! Maledetto! Cosa fai casino? Potevi spegnerlo! Maledetto Doc! Esplodi! Doc! Oh, aspetta! Aspetta, aspetta, aspetta! No, là intanto non ci arriva! No! Sì, vabbè, ma... Che schifo, mi rapinazzo! Dai, perché non spara? Cioè, lui mi può colpire e io non posso colpire lui, va bene? D'accordo? Vabbè, chi se ne frega. Chi se ne frega. Adesso, beh, faccio vedere una cosa che a me diverte fare, ma niente di che, ve lo dico già. Su Ancient Sandbox. Potete divertirvi. Non so per chi conosce, non mi sembra che non l'ho mai fatta, però ci ho giocato molto. Molto. Ci ho giocato. A Broken Bones. Che è un gioco di Roblox, un minigioco in cui tu ti devi sfracellare cadendo a terra. È molto semplice, molto basilare. Adesso vi voglio far vedere l'equivalente di Broken Bones. Guardate. Con lui. No, ora non sono riuscito. A parte che no, a parte che ho sbagliato. Ho sbagliato tantissimo. Allora, mettiamo tipo due arcieri che combattono qui. Toh. E voglio metterne, voglio mettere anche qualcuno qua. Qua. Ok, è un test. Ok, però voglio. No, però deve essere un nemico, lo voglio, eh. No, aiuto. Nemico, nemico rosso. Ok. Guardate, lui se riuscissi. Ecco qua. Ti puoi lanciare. Grazie. L'unica cosa. Vabbè. Dovrei mettere qualcuno che non può morire. Incastrato. Cioè che non può sopravvivere. Sì, che cavolo sto dicendo? No, non può morire. Toh, castramelo qui. Dovrebbe essere invincibile. Aspetta, allora, com'è che avevo fatto io? Io avevo fatto... tipo così. Ma potrei mettere anche qua, sai. Vediamo. Qua ti lanci subito, sì. Ecco qua. E poi praticamente lanciarti e sfracellarti a terra come su Broken Bones. Ecco lui. Riprovo. Voglio riprovare. Visto così è ancora meglio. Quindi guardatelo. Carica. E si lancia di sotto. Ebbene sì. Mi dispiace. Non posso dirti nulla. Ma morirai. Morirai. E bene, addio. Ah no, mamma mia che botta che ha dato però, eh. Eccolo lì. Mi sa che è morto quando ho sbattuto qua, tra l'altro. Ho sentito un urlo. No, 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 non farlo, non farlo, no. Perché lo segui? Guarda, oddio, com'è morto. È inciampato. È inciampato, che scemo. Addio. Addio anche a te. Di qua è sparsuto un rosso. Oh mio Dio. Vabbè, che se ne frega. Comunque ragazzi, io direi che per questo video è tutto qui in Undergard. E tutti ci vediamo ad una prossima puntata. Spero che questo video di Tabs vi sia piaciuto. Abbiamo provato a vincere contro il Rinascimento. Purtroppo non ci siamo riusciti. E vabbè, cioè non so cosa dirvi. Però, alla fine ci siamo divertiti, quindi ciao!